Ciao ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Proseguiamo la nostra carriera allenatore col Perugia. Questa è la classifica, non l'avevamo vista nell'ultimo video. Ancora è una classifica molto, molto poco indicativa in realtà, perché siamo appena dopo 5 giornate. Però abbiamo già 10 punti nelle prime 5 partite e questo ci garantisce il quarto posto in coabitazione con Bologna e Cagliari. Però vedete che è una classifica che vale quello che vale, perché in testa c'è la Sampdoria seguita dalla Roma, poi il Sassuolo, Perugia, Bologna, Cagliari. Sembra quasi una classifica fatta al contrario, perché le grandi sono tutte nella pancia della classifica ancora. Andiamo ad affrontare il Benevento in questa prima partita, che però è ultima ad un punto, quindi io la simulerei, perché poi oggi abbiamo delle partite molto importanti da giocare. Andiamo a vedere un attimino il calendario. Simuleremo la partita con Benevento, simuleremo queste due amichevoli internazionali con l'Irlanda e ci giocheremo poi tutte le altre quattro partite restanti fino a fine mese, quindi Sampdoria, Celtic di Champions League, poi Fiorentina e Napoli. Quindi andiamo a simulare la partita col Benevento. Chiaramente formazione titolare per i grifoni per questa trasferta in terra campana. Finisce 3-1 con i gol di Gomez, Latte e Anquang Song. Devo dire che Latte ha iniziato con un ottimo ritmo di ridisegnate in queste prime partite. Sta tenendo gli stessi ritmi di Anquang Song più o meno. E intanto qui c'è la prima amichevole internazionale, il nostro esordio sulla panchina dell'Islanda. Però, ripeto, onestamente delle amichevoli ce ne frega veramente il giusto. E quindi andiamo tranquillamente a simulare. Vinciamo comunque 2-0 con il gol di Sigurd... Come si legge quello? Penso Sigurdarson. Boh. Sì, che lettera è quell'altra? Boh, vabbè, non lo so, raga. Veramente sarà un problema fare la telecronaca durante le partite dell'Islanda. Comunque, vabbè, i marcatori li potete leggere da soli. Attenzione, perché abbiamo subito il ritorno però stavolta. Si gioca in terra islandese dopo che li abbiamo battuti in Irlanda. Vediamo la partita di ritorno come andrà. E finisce con 1-1. Stavolta ha segnato Finn Bogason, che si può ancora leggere come nome. Ma torniamo sulla panchina del nostro Perugia. Torniamo nel nostro amato Renato Curi, perché c'è Perugia-Sampdoria, che è una partita molto più difficile di quello che potrebbe sembrare, dato che la Samp, come abbiamo visto, occupa le zone altissime della classifica. Addirittura è la prima in classifica, prima dell'ultimo turno di campionato. Non ho controllato la classifica dopo l'ultimo turno. Eccola qua però, in testa c'è il Sassuolo con 14 punti. La Samp è a pari punti proprio con noi al secondo posto, quindi è già uno scontro al vertice, una classifica veramente stranissima. Questo è bello di giocare a FIFA per 2 o 3 stagioni. A un certo punto si mescolano un po' tutti i valori e le piccole diventano grandi, le grandi invece diventano piccole. Abbiamo già il miglior attacco della Serie A comunque. Per esempio il Sassuolo, mi viene in mente, sono già un paio di stagioni che è al vertice, perché anche lo scorso anno lottava per le posizioni alte. Comunque, giochiamo con la formazione titolare, se non ricordo male, inquadrato Anquang Song, della formazione della Samp. Ce ne frega il giusto, quindi andiamo a giocare. Atterrata ancora per Dubois, dietro ancora per Gomez, azione manovrata, insistita, Ciciletti, la finta, se la porta sul sinistro, Ciciletti carica al sinistro, Viviano blocca, prima palla gol per il Perugia. Sale Cucureia, centralmente c'è Gomez, eccolo servito, Gomez sposta il pallone sul sinistro, Gomez il tiro, colpisce il palo esterno e la palla termina sul fondo, seconda firmata del Perugia al 19° minuto. Angel Gomez qui ha fatto una grande azione, una grande incursione in una delle sue, la palla colpisce l'incrocio esterno, si resta sullo 0-0. Sale Cucureia, palla per Gomez. Attenzione perché c'è un buco clamoroso nella difesa della Sampdoria, inspiegabile. Latte è praticamente in porta. Latte a tu per tu con Viviano. Latte 1-0 allo scadere nel recupero. Ma inspiegabile, veramente inspiegabile il buco difensivo della Samp. Veramente immotivato. Anche perché sullo 0-0 qual è il motivo di scoprirsi così tanto? Non ne ho idea. Rivediamo, guardate qua, 4 contro 2 praticamente. In quanto vedete, fin troppo facile da gestire. Bravissimo Latte, freddo. Continua con questa sua bene realizzativa impressionante in queste prime partite. E porta in vantaggio i grifoni proprio allo scadere. Ecco qui il fischio, infatti. Finisce il primo tempo. Perugia 1 al Curi, Sampdoria 0. Decide il gol che avete appena visto di Emanuele Latte in contropiede, con una difesa della Sampdoria ingiustificabilmente scopertissima. Inizia il secondo tempo, intanto spazio in campo a Lucas Evangelista, che prende il posto di Ciciletti, e a Mattiello, che prende il posto di Dubois. Cristante, dall'altra parte c'è Latte solo, lo vede Cristante, scopertissima di nuovo la Samp. Latte è praticamente in porta. Latte tenta il tiro, Latte! Doppietta di Emanuele Latte, che continua a segnare tantissimo. E penso che a questo punto abbia superato anche Anquang Song per i gol stagionali, anzi forse l'ha superato anche già da un po'. Doppietta per lui,
chiude i conti, chiude la partita quando siamo ormai oltre l'ottantesimo minuto, siamo per l'esattezza all'84esimo e l'Atelat fa 2-0. Nietti tra l'altro non stoppa questo pallone, rimessa laterale per il Perugia. Cucureia centralmente per Gais, che fa da perno e la gira su Mattiello. Viene avanti ancora il Perugia, Latte Lat in area, Latte Lat c'è, cioè, sul sinistro, lo prova, Latte Lat, la palla finisce lì per Han e c'è gloria anche per Han Kwang-song, che risponde al compagno di reparto e segna anche lui. 3-0 al 90esimo, partita più che chiusa, 3 punti in cascina. Ma ancora determinante Latte Lat qui, che aveva provato forse un po' di egoismo andare in porta col sinistro. 3-0. Finisce qui. Alcuri, Perugia batte Sampdoria 3-0, i gol di Latte Lat e poi Han Kwang-song nel finale. Vittoria matura, al di là del risultato che è sicuramente troppo severo per la Samp, il Perugia si è limitato a coprire bene e a ripartire in contropiede, tant'è che i due gol di Latte Lat sono due contropiedi gestiti ottimamente, e poi vabbè, il gol nel finale di Han Kwang-song con la Sampdoria buttata completamente in avanti conta relativamente. Una partita che è stata più difficile di quello che il risultato dice, ma comunque 3 punti fondamentali per la classifica. Ed è giunto il tempo di esordire in Champions League anche per il nostro stadio Renato Curi. Prima partita casalinga in Champions League del Perugia. Perugia Celtic di Glasgow, arrivano gli scozzesi e questa in teoria è la partita forse più morbida del girone, quella che proprio non si può sbagliare, ma resta comunque una partita difficilissima. Questa è la classifica del girone che vede in testa il Manchester United a punteggio pieno dopo due partite, il Perugia con 3 punti e poi Celtic e Bayer Leverkusen con un punto. Due gol Emanuele Attelat nell'ultima partita, indicato come giocatore da seguire. Infatti il Perugia si schiera con la formazione titolare nonostante giocatori affaticati comunque dalla partita giocata appena 3 giorni prima in campionato contro la Sampdoria. Ho scelto comunque di schierare l'11 titolare e poi nel caso di fare i cambi in corsa, perché questa è una partita fondamentale, come detto forse la partita più abbordabile che abbiamo sulla carta in questo girone di Champions. È importantissimo fare punti, anche perché noi, va detto, per questa corsa alla Champions League proviamo a qualificarci per gli ottavi di finale, ma anche arrivare terzi nel girone e andarsi a giocare l'Europa League, che forse è più nella nostra dimensione, non sarebbe affatto male. L'importante è non arrivare ai quarti, quindi da questo punto di vista il Celtic è un po' un avversario diretto per il secondo terzo posto. Questa è la formazione degli scozzesi con Gordon fra i pali, linea difensiva 4 con Machado, Simunovic, Boyata e Gamboa, Vitton e Brown, i due centrocampisti centrali, Ayes e sulla fascia, Armstrong dietro l'unica punta che è un altro impronunciabile, Shift C. Bellissima questa divisa verde evidenziatore del Celtic di Glasgow. Chiaramente il Perugia veste la classica divisa rossa da casa. Questo è il direttore di gara, uno spagnolo. È tutto pronto qui al Curi. Calcio d'inizio, lo batterà Han Kwang-song. Si parte. Si sta inserendo Gomez come al solito. Eccolo Gomez, il destro. Palla fuori. Primo squillo del Perugia dopo 3 minuti. Su Falco. Falco chiama avanti Gais. Dentro per Gomez. Gomez, zona tiro. Lo prova Gomez. Ancora Gomez. Secondo squillo. Ancora dell'inglese. Appena 2 minuti più tardi. Ma c'è stata una deviazione. E quindi sarà calcio d'angolo. Dalla bandierina va Johannes Gais. Il cross verso Ciciretti. La palla viene messa fuori. Attenzione al contropiede. No, non ci sarà nessun contropiede. Chiedono 2, Ciciretti dentro per Latte Lat, non era male, poi Ciciretti ancora arriva sul pallone, Gomez, pallone per Falco, non c'è spazio, Falco il cross, non è male per niente Gais, Gordon se la trova lì, che grandissima opportunità, forse la più grande in questo primo tempo per il Perugia, sulla testa di Gais, gran palla di Falco, Gais capisce tutto, poi Dubois cerca ancora largo Latte Lat, di testa riesce a giocare su Ciciretti in qualche modo, Ciciretti, poi si va a complicare un po' la vita, ma riesce a mantenere il possesso, parla per Latte Lat! Latte Lat! Ancora Latte Lat! È indiavolato! Quante ne mette dentro Latte Lat? Ma qui è stato non bravo, bravissimo Ciciretti a proteggere questo pallone, l'ha fatto scomparire a un certo punto, non si è capito che è successo. La palla c'è di nuovo, dentro per Latte Lat, che ovviamente da lì non sbaglia, il piedino caldo in questo periodo, bravissimo veramente Ciciretti. Si inserisce coi tempi giusti, nel buco giusto Latte Lat, che porta in vantaggio il Perugia e segna il primo gol dei Grifoni al Curi in Champions League.
1-0. Velocissimo Livoriano, prova a tagliare al centro. Atelat, sta arrivando Ciciretti, restituisce il favore a Atelat. Ciciretti la mette sul fondo. Che occasione per chiudere la partita in questo contropiede del Perugia, gestito dalla grande ma non finalizzato dal numero 10. Bravissimo Dubois, rimediare al suo errore, finisce qui il primo tempo al Curi. Perugia in vantaggio sul Celtic 1-0, decide il gol, indovinate un po' di chi? Di Emmanuel Atelat, eccolo qua. È decisamente l'uomo del momento, vantaggio meritatissimo comunque per ora quello del Perugia. Il Celtic si sta dimostrando veramente poca roba e attenzione, attenzione perché a Old Trafford il Bayer Leverkusen sta vincendo 1-0 contro lo United, quindi attenzione perché la classifica potrebbe essere molto diversa da come la vediamo adesso. Comunque, io per quanto riguarda i cambi andrei a mettere Bryan Cristante al posto di Gomez e per il momento basta. Anzi, metterei Cutrone anche al posto. No, vabbè, lasciamo Anne per ora, va. Casomai Cutrone lo facciamo giocare in campionato. È tutto pronto per il secondo tempo. Gais si avvicina a Ciciretti, pallone per lui. Palla poi dietro per Lattelat. Ce l'ha sul destro, Lattelat lo prova. Gordon. Aias, attenzione, il cross è passato. Palla al centro, il colpo di testa di Brown. Che vola su Cucurella. Piazzata malissimo, difesa del Perugia. Al 74esimo pareggia il Celtic di Glasgow con il capitano Brown. Peccato perché il Celtic non aveva fatto quasi nulla finora. Pareggio onestamente ingiusto, vediamo se riusciamo a riportarci davanti. Mettiamoci anche in ultra offensiva. Questa partita la vorrei vincere. Attenzione a Brown. Brown, il tiro di Brown deviato. Stracoscia in angolo. Attenzione adesso a non perderla, sarebbe veramente un risultato clamoroso. Tanto fuori Pro Bitton, dentro McGregor. Il cross di Ayers, lunghissimo a campanile. Il colpo di testa e c'è il gol di Simunovic. Mamma mia. Niente, fisicamente stradominano gli scozzesi, ma questo è un angolo veramente battuto male, bruttissimo, alto, lento, a campanile, prevedibile. È saltato in mezzo a un grappolo di uomini il giocatore del Celtic di Glasgow, guardate lì, la prende in mezzo a due difensori. Anzi, a due uomini che sono, credo, Van Hooijdonk e Falco. E in 5 minuti la ribalta il Celtic. È clamoroso questo risultato. È clamoroso perché avevamo dominato per tutta la partita. Ciciretti. Cristante. Cucurella, adesso chiaramente siamo tutti in avanti. Falco. Falco, s'accentra Falco, carica al destro Falco! Gordon in angolo. Cerca spazio per il tiro, ma non lo trova. Allora Duncan. Palla per Ann. Prova il tiro, poi Duncan, il sinistro. La palla resta lì. Ciciretti, è tutto regolare! È tutto regolare! Al 90esimo, Amato Ciciretti fa 2-2. E se non altro pareggia, almeno un punto ce lo portiamo a casa. Ed è giustissimo così, meriteremo anche i 3 punti in realtà in questa partita, ma vabbè. Ci abbiamo provato in tutti i modi, in questo assedio, tiri respinti. Non so se era fuori gioco, onestamente mi sembrava fuori gioco in diretta, però vabbè, non ha fischiato arbitro, meglio così. Il tapin vincente di Amato Ciciretti, che fa esplodere il Curi, 2-2 al 90esimo. Finisce qui, arriva il triplice fischio dell'arbitro. Finisce 2-2 al Curi tra Perugia e Celtic. Ancora una volta un risultato che non rende giustizia per quello che si è visto in campo, perché 2-2 sembrerebbe una battaglia, invece così non è stato veramente. Il Celtic ha capitalizzato al massimo due palle alte in cui hanno fatto vedere la loro stazza fisica. Ci siamo mangiati anche dei gol come questo di Gais che l'ha praticamente regalata a Gordon. Avremmo meritato di uscire con i 3 punti, ma visto lo svolgimento della partita, visto che l'abbiamo riacciuffata al 90esimo, direi che ci prendiamo questo pareggio. Andiamo anche a vedere come è andata di là sull'altro campo, perché il Manchester United ha pareggiato 1-1 col Bayer Leverkusen, quindi in realtà nella classifica del girone non cambia nulla, rimane il Manchester in testa a 7 punti, poi noi a 4 e poi a pari punti il Celtic e il Leverkusen, quindi va bene così, a 2 punti ovviamente. Si torna a giocare in campionato, si torna a giocare in Italia al Franchi di Firenze per Fiorentina-Perugia. Intanto, prima di passare alla partita, vi ricordo il mio profilo Instagram, trovate il link in descrizione, comunque XanderGamer90 su Instagram, facilissimo da trovare. Seguitemi lì se volete rimanere sempre aggiornati sul canale, sui nuovi video che escono e su quello che faccio quotidianamente tramite, come sempre, l'Instagram Stories. Anche molto più comodo per contattarmi se volete chiedermi qualcosa, insomma, tramite il direct. È tutto molto più immediato, quindi lasciate un follow anche su Instagram se volete. Cos'altro? Vi ricordo anche la community XanderGamer90 su PS4 per chi gioca su PS4. Questa intanto è la classifica con il Sassuolo che continua a essere capolista con 17 punti. Noi seguiamo a 16. La Fiorentina si trova in bassa classifica con appena 6 punti, pensate, in 7 partite. Quindi un inizio decisamente da dimenticare per la squadra viola.
Questa è la formazione proprio dei padroni di casa che schierano Dragowski in porta. La difesa a 4 con Marin Astori, poverino, Vitor Hugo, Korb, Cozziello e Veretout a centrocampo, Benassi trequartista, Rebic e Essery Cleali davanti, ovviamente, Simeone. Il Perugia risponde con la formazione titolare, tranne che per il centravanti, perché come vedete sul pallone c'è Patrick Cutrone, non c'è Anquan Song, che riposa in questo turno. Per il resto sono sempre i soliti 11, da Cucurella, Gomez centralmente, per Cicetti, dall'altra parte c'è Latte, solo, Dragowski, e la palla poi sbatte sulla traversa, sarà calcio d'angolo, vicinissimo al gol il Perugia. Dalla bandierina va Eseric, cross al centro, Simeone messo giù, calcio di rigore, intervento scomposto qui di German Conti, che ha mancato il pallone e ha completamente abbattuto l'avversario. Mi sento dire rigore più che giusto. Rivediamo. Eh sì, cioè questo è proprio un fallo nettissimo. Nulla da eccepire. E allora va Veretout dal dischetto contro Stracoscia. Parte il francese e spiazza Stracoscia. 1-0 della Fiorentina al 17° minuto. Ha segnato Veretout sul calcio di rigore. Cucurella dentro ancora per Gomez. Appoggia su Falco. Palla dietro di Falco per Cicilletti al volo. Dragowski, bella questa azione del Perugia. Falco punta la porta, carica al sinistro. Falco attraversa! Traversa di Capitan Falco. Eseric, palla profonda a cercare Simeone. Conti esce a vuoto ancora, Benassi, palla dietro per Cosiello, il tiro, la traversa, non è entrata e poi Van Oysden la mette in angolo. Stiamo rischiando tantissimo, stiamo rischiando veramente tantissimo. Eseric dalla bandierina. Cross sul primo palo Simeone. Stracoscia. Non gioca subito per Cutrone. La protegge Cutrone. Gioca sul Latte-Lat. Corri Latte-Lat, corri Latte-Lat. Guarda Cutrone, Cutrone, attenzione, c'è un buco clamoroso. Cutrone, Cutrone col destro l'ha sbagliato. Come si fa a sbagliare quel gol? Ma lì tira pure di sinistro. Ancora per Latte-Lat. Latte-Lat in aria, il cross sul secondo palo. Dragowski la mette fuori. Gomez, non facciamoli uscire. Gais, carica il destro Gais. Colpisce malissimo e finisce qui il primo tempo. 1-0 al Franchi, decide il gol sul calcio di rigore di Veretout, ma il vantaggio della Fiorentina penso di poter dire che sia abbastanza meritato. Da segnalare poi un legno per parte, così è l'opera Fiorentina, per noi attraversa la presa Capitan Falco. Mettiamo però Anquan Song dentro. Ragazziello dentro, il tiro di Simeone, mamma mia, palla fuori, stiamo rischiando veramente tantissimo, ma siamo ancora in partita. In fondo Rebic cerca spazio per crossare il palo hanno colpito non so chi. Ci stiamo veramente reggendo in piedi per miracolo in questa partita. Ecco il gol Benassi, 2-0 della Fiorentina, ma direi risultato più che giusto. Stiamo giocando in una maniera veramente inguardabile, fatico proprio a portare via il pallone ai giocatori viola. Van Oysden, dall'altra parte c'è Falco, ecco servito Falco carica al sinistro, Falco, Dragowski prende pure questa. Latte-Lat, Van Oysden, che mi fa movimento. Eccolo, arriva Duncan, prolunga per Falco, col destro Falco, fa 2-1, prendi il pallone, prendi quel cazzo, niente, non riesco mai a prendere il pallone, che cosa esulti che stiamo perdendo. E finisce qui al Franchi, Fiorentina batte Perugia 2-1, altra battuta d'arresto dei Grifoni dopo quella prima giornata contro la Juventus. Anche se questa è molto più meritata perché la Fiorentina ha giocato oggettivamente meglio. Ultima partita per oggi, si gioca in casa al Curi, arriva il Napoli. Altra partita molto molto tosta, devo dire che il calendario non ci aiuta in questa prima parte di campionato. Ma se non altro in teoria dovremmo avere, sottolineo in teoria, una seconda parte di girone molto più tranquilla. Sottolineo di nuovo in teoria. Comunque il Napoli in classifica, lo vedete, occupa la nona posizione, anche se poi in realtà è qualcosina in più, visto che ci sono molte squadre a pari punti, 14 punti, noi siamo appena un po' più su, se non sbaglio, a 16, quindi in realtà il Napoli battendoci potrebbe superarci, scavalcarci in classifica, ma speriamo questo non accada. Inquadrato il nostro Serse Cosmi, il Perugia continua ad essere il miglior attacco, con 20 gol fatti, seguito dalla Juventus, poi l'Inter, la Sampdoria e il Sassuolo. Abbiamo visto che in testa alla classifica c'è la Roma al momento, che ha superato anche il Sassuolo. E noi siamo a 3 punti dalla vetta. Il Perugia scende in campo oggi con la formazione titolare per questo match, chiaramente. Anche se bisognerà un po' dosare le energie, perché poi c'è il turno infrasettimanale con l'Atalanta, quindi subito dopo si rigioca.
in quella partita bisogna fare necessariamente dei cambi. Per ora però partiamo con la formazione titolare perché il Napoli è un avversario molto molto tosto. Questa è la formazione dei partenopei che schierano Rui Patricio tra i pali, difesa a 4 con Bertrand e Yedlin sulle fasce, Tonelli e Maximovic al centro, centrocampo a 3 composto da Allan, Zielinski, Diawara, Laxalt e Calleoni, esterni attacco, Duvan Zapata, centravanti. Ancora Perugia però, non fischia più l'arbitro. Pallone per Falco, 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 il sinistro di Falco! Capitan Falco! Praticamente al 60esimo, anche se siamo ancora nel primo tempo. Fa 1-0, siamo nel recupero da non so quanto tempo. Ma chi se ne importa, gran palla di Han che fa da boa qui. Falco gli gira intorno, va in profondità, chiede palla, viene accontentato e col sinistro batte Rui Patricio, secondo gol in due partite per Falco. 1-0, proprio allo scadere del primo tempo. Eccolo qua il fischio, finalmente arriva. Perugia 1, Napoli 0 al Curi, partita molto molto bloccata. Mi sento dire che forse 0-0 era più giusto. Inizia il secondo tempo con due cambi nelle file del Perugia. Dentro Guerini al posto di Lattelat, dentro Brian Cristante al posto di Angel Gomez. E con questi finiscono i cambi, visto che è entrato anche Mattiello nel primo tempo per l'infortunio in corsa a Dubois. Mertens, Laxalt, Laxalt in area, Laxalt, attenzione, l'hanno perso, Laxalt, Laxalt le finte, palla dentro, Stragoscia, Cucurella praticamente sulla linea, non è finita, Amsic, il tiro, il palo, mamma mia, ci stiamo salvando alla grande. Guys, gran palla per Ciciretti, si ferma Ciciretti, la gioca con molta calma su Falco, il cross di Falco sul secondo palo, per Guerin di testa che la schiaccia, Rui Patricio attento, e poi Tonelli la mette in fallo laterale. Viene avanti Brian Cristante, fa movimento Han, pallone per lui, Han, carica al sinistro, Rui Patricio, non è finita perché sta andando a prendere Guerin, Guerin contro cross, forse è in mano, si gioca, la gestisce il Perugia. Cristante dietro per Gais, un buon destro, Gais lo prova, lo prova, Johannes Gais chiude la partita all'88esimo, gli hanno lasciato veramente troppo spazio, lui che ha un grandissimo destro, e il Perugia porta a casa a questo punto la partita all'88esimo, salvo sorprese. E direi che se nel primo tempo la partita era stata bloccata, in questo secondo tempo questo doppio vantaggio è molto meritato, quantomeno il vantaggio, a prescindere dal fatto che sia doppio, perché il Napoli non ha saputo gestire bene questa situazione di svantaggio, e il Perugia ha preso campo man mano che passavano i minuti. Attenzione però Tonelli, adesso ci prova di rabbia il Napoli, Falco, Gais, palla per Ciciretti che la prolunga per Guerin, adesso ci sono delle praterie per il Perugia, Guerin entra in area, Guerin la mette dentro per Han, viene chiuso Rui Patricio. E finisce qui la partita, finisce qui. Perugia batte Napoli 2-0, torna una vittoria ai Grifoni dopo lo stop di Firenze. È una vittoria importantissima perché teniamo a distanza il Napoli, anzi allunghiamo sul Napoli, andiamo a più 5. Come vedete il risultato più che giusto, il Napoli ha tirato in porta una sola volta. Allora, Léo Dubois starà fuori 5 giorni, quindi non è nulla di particolarmente grave. Siamo arrivati alla partita con l'Atalanta, ma la vedremo nel prossimo video. Ho già visto che c'è poi subito dopo la partita con l'Atalanta c'è il match di ritorno col Manchester United, quindi prossimo video assolutamente da non perdere. Annunciato il giocatore del mese, che ovviamente è Han Kwang-song. Intanto la dirigenza del Perugia ci dice che non stiamo seguendo i piani. L'obiettivo di investire nella crescita dei giovani rappresenta un tavolo di importanza per il club. Esatto, bravi. A tal proposito, bravi che me l'avete ricordato, volevo investire i soldi che abbiamo per un osservatore. Andiamo ad assumere un osservatore. Dunque abbiamo 3 milioni. Direi di prendere, beh, oddio, non è che ci sia tantissimo. Prendiamo sto Casadei, pure se non mi sembra sto gran fenomeno, onestamente. Forse è meglio prendere questo qua che costa di meno e non è che sia tanto più scarso. Ok. E ok ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video, ci fermiamo qua. Prossimo video, come dicevo, sarà tanta roba perché abbiamo Atalanta, Manchester United, Roma, poi c'è questa che è un'amichevole però mi sa col Messico, e idem con la Finlandia, non penso lo giocheremo, poi Torino e Celtic, insomma tanta roba anche nel prossimo video, quindi mi raccomando non mancate, lasciate un like se il video vi è piaciuto, commentate, vi ricordo i miei contatti, tutti i link in descrizione, link utili per vari ed eventuali, c'è Facebook, c'è Instagram, c'è Radio Godo, quindi pezzi di nerd, c'è tutto, trovate tutto in descrizione, si sta scaricando la batteria, quindi vi saluto, ciao!